Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, come sempre Angel 3 Dark 3, Welcome in the Dark, sempre sull'angolo dell'unboxing. Oggi 2 day 1 e andiamo subito con il video acquisti. Allora, se andate da GameStop in questi giorni potete ritirare questo, che è un carnet per buoni sconto. Fai centro con queste offerte. Le potete utilizzare solo se avete la carta livello, lo dico subito, livello 3 e Epic. Ci sono belle offerte, vi consiglio di dargli un'occhiata. Mettiamolo qua. Sono andato al GS e ho preso un sacco di scontrini, pubblicità, questo di che cos'è? No, questo non c'entra niente. Allora, ho preso Titanfall 2 PS4, che si dice sia ottimizzato su PlayStation 4, gira un po' meglio, ci sia qualche effetto grafico particellare. Tutto qui, apposta l'ho preso su PS4, se no lo prendevo su Xbox come è stato il primo. Devo dire, mi ha divertito tanto, quindi ho fatto una scelta tra Battlefield 1 e Call of Duty Infinite Warfare. Ho detto tra i due litiganti il terzo gode, Titanfall 2. Ho visto che è stato poco pubblicizzato sto gioco, ma vi assicuro che è molto divertente. Ancora lo devo provare, come vedete è nuovo, ma se una minima parte di come è stato il primo è una bomba, epico. Io gli do già un 9 su 10 questo gioco, e ancora lo devo giocare ragazzi. Gli sto dando massima fiducia, perché in più in questo qua c'è anche il single player, c'è la modalità storia che nel primo non c'era, nel primo era tutto online. Poi che cosa c'è? Nuovi potenti Titan, azione multigiocatore più ricca, entusiasmante campagna per giocatore singolo. Ecco, come vi dicevo, diventate una cosa sola. In pratica pilota e Titan si uniscono per diventare una cosa sola, una cosa più forte, più potente. Molto molto figo. Insieme mi hanno dato lo scontrino con i codici. Sono qua, non vi faccio vedere. Ok, vi faccio vedere però questo foglio che fa vedere in che cosa consistevano i codici. I codici consistevano in una guida ufficiale in digitale di Titanfall 2, poi accesso anticipato alla mappa Angel City, sarebbe questa qua, e poi Nitro Scorch Pack, che sarebbe questo Titan rosso con la luce blu e qua arancione. Molto molto figo. Ah, poi ho preso anche il Season Pass di Dragon Ball Xenoverse 2, avete visto il video ieri, del Day One di ieri. E niente, andiamo direttamente con l'altro. Qui ho preso un po' di foglietti di pubblicità e promozioni. Conviene acquistare a volte 70 euro di gioco perché ti danno il gioco in italiano e in più dei DLC che nei altri negozi non danno. Onestamente avere una mappa in più e un Titan in più farebbe comodo. Sì, lo so che su alcuni siti si può trovare a 49 euro, 50 euro Titanfall 2, però non è sicuro di essere in italiano il gioco. I giochi UK valgono veramente poco. Se sapete quanto valgono, cioè una decina di euro, non di più, quindi buttare 50 euro non ci sto. Mi è successo una volta di comprare un gioco UK, poi per rivenderlo sono uscito pazzo. Veramente, non valgono un tubo i giochi UK. Ok, sempre da GameStop, però stavolta online. Ho preso un altro Day One di oggi, sempre. Codici. Oh, guardate il messaggino. Scrivete messaggio, regalo. Auguri da GameStop a Angel 3 Dark 3. Non so se si vede, ma grazie mille, veramente. Ho preso la bellissima Limited Edition di World of Final Fantasy. Ho giocato la demo, molto molto bella. Cartonata. Non pensavo che era così in italiano. Anche cattura, personalizza ed evolvi. Wow, questa veramente sono scioccato, perché avevo la paura di prenderla in inglese. Di solito quando fanno queste limited edition, la standard esce in italiano e la limited in inglese. Invece no, questa volta è tutta in italiano, anche questa.
Allora, vi elenco i contenuti di questa edizione. I contenuti sono un bell'artbook limited edition di 24 pagine, celebra la direzione artistica di World of Final Fantasy. I contenuti della limited sono invocazione di Sephiroth, il licino, sarebbe piccolino, tre miraggi esclusivi, Tombebe, Scarlatto, Chocobo, Bianco se non sbaglio. Contenuto scaricabile, voci in giapponese. Io sono fissato per queste cose qua, per le voci in giapponese, esco veramente pazzo. Comunque, andiamo a spacchettare il gioco. Trovo il coltellino. Ecco qua. Molto molto bello. Oggi mi doveva arrivare un altro gioco ancora, sempre un'uscita di oggi, un'altra limited, purtroppo non mi è arrivata, mi arriverà il 31, quindi segnatevi la data, il 31 ci sarà un altro video acquisti, o il 31 o l'1 vi faccio un altro video acquisti. Vi posso dire solo che è un gioco PS4 e limited, altro non vi dico, vi tengo in suspense. Allora, devo dire che il sito del GS è abbastanza buono per comprare online. A volte è meglio comprare da loro online, tanto la spedizione non si paga, che in negozio. L'arrivo è stato perfetto. Allora, mamma mia com'è incastrato. Vediamo se riesco. Mamma che odore di pittura che fa. Ok. Allora, questo qua è il cartonato, molto bello. E come pensavo, il gioco si tiene direttamente nell'artbook, non c'è la custodia, purtroppo, pazienza. Comunque l'artbook è molto molto figo, con tutti i personaggi in versione lillipuziani, piccolini. Wow, wow cazzo, è stupendo, davvero. Allora, qua innanzitutto ho visto il codice. Aspetta un attimo, non facciamo danni. Allora, faccio vedere il DLC, è questo qua, con le voci in giapponese e questi personaggi sbloccabili. Ammirate. Ok. Questo è il disco di gioco, che non so se cambia dalla versione standard, questo qua è la limited, non so, forse cambia qualcosa. E spero che non spoileri tanto, in caso bloccate qui il video e staccate. È in inglese, immaginavo, l'artbook. E qua c'è la firma del creatore. Mamma mia, la carta è plastica, proprio carta fotografica lucida. Rain, Lan, i personaggi principali, due gemelli. Molto belli i personaggi, come sono caratterizzati, sembrano un po' quelli di Kingdom Hearts e di Final Fantasy alcuni. Wow, wow, molto molto belli. Diciamo che questo stile così, piccini piccioni, non è che tanto mi aggrada, però il gioco alla fine è bello, è scorrevole, ha una bella ambientazione, un bel sonoro. La storia non la so, però sembra bello, la caratterizzazione dei personaggi è fatta molto molto bene, mi piace un casino. Ah, e illustrazioni by Tetsuya Nomura, quindi tanta roba. Questi dovrebbero essere altri personaggi. Che figli, questi sono i miraggi, molto molto belli. Stupendi. Wow, veramente, per lo stesso prezzo conviene prendere questa, anche se non c'è, diciamo, il gioco in standard. Volevo la custodia per metterlo in collezione, pazienza, lo metterò così, ma che figata. Mi piacciono queste edizioni quando sono fatte bene come questa.
con artbook così perfetti. Ecco qua, e questo era il tutto. Molto molto bello, fatto veramente bene, è di buona fattura questo artbook. Alla fine per 60€ e 98 centesimi io vi consiglio questa edizione qui, che è la standard. Poi non lo so, se non vi interessa nulla degli artbook, non volete niente in collezione, andate di standard, tanto allo stesso prezzo, sempre 60 e 98 lo trovate. Molto molto bella, sono rimasto molto colpito. Ottimo acquisto. E niente ragazzi, questo video acquisti molto piccolo, diciamo piccolo, sono 140€ di giochi e finisce qui. Come sempre vi ricordo, se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commentino e come sempre al prossimo video. Ciao!